Ciao e benvenuta sul canale. Oggi voglio realizzare un bel make-up molto molto semplice, ma utilizzando un prodotto che è sotto test, ossia l'eyeliner di Astra Makeup. È questo prodotto qui, ossia il 12 ore, quindi dovrebbe durare 12 ore. Vediamo se effettivamente è così. Probabilmente non lo porterò effettivamente per 12 ore, però vediamo insomma nel corso delle ore come si comporta, se veramente è long lasting. Mi piace il fatto che abbia un pennellino in feltro molto molto sottile e non troppo lungo, perché in questo modo è possibile fare delle linee molto molto sottili e di precisione. Però insomma dobbiamo vedere se effettivamente funziona e se dura così tanto come dice. Inizio ad idratare un po' la mia pelle e sto provando questo sera, mi piace tantissimo, di Medicotto, si trova su Look Fantastic ed è a base di acido ialuronico e NMF. NMF sarebbe il Natural Moisturizing Factor, ossia noi lo produciamo naturalmente con la nostra pelle, sulla nostra pelle. È una sorta di crema naturale che produce il nostro organismo e ci permette di mantenere la pelle in buono stato. Qui addirittura, insomma, è tra gli ingredienti di questo prodotto. Non ho verificato effettivamente da cosa viene estratto questo NMF, ma comunque lascia la pelle molto molto morbida senza attufarla eccessivamente, perché io odio i prodotti che restano lì per troppo tempo e fanno effetto appiccicaticcio. Intanto che si assorbe, vado a fare ovviamente tutto il mio contorno del viso, sistemare le sopracciglia e poi appunto arriviamo al test dell'eyeliner. Dai che ci sono, levo anche qualche peletto che crescono a vista d'occhio, porca paletta aggiungerei. Parentesi sopracciglia conclusa, procediamo appunto a definire le sopracciglia. Sistemate le sopracciglia, vado a mettere proprio un pelino pelino di primer e metto Primer Potion di Urban Decay, perché poi vado a applicare un ombretto chiaro. Passano gli anni ma questo resta sempre il mio primer occhi preferito, perché è super resistente, ne basta poco e dura veramente tantissimo. Quindi super consigliato. Adesso dalla palette Side by Side di Nabla vado a prendere il colore più chiaro in assoluto, ossia Rivoli, e riempio così tutta la palpebra. Vado a prelevare il Beauty Mark, che è un colorino nocciola freddo, giusto per dare un po' di tridimensionalità, ma proprio poco poco. E porto verso l'esterno. Adesso è il fatidico momento, proviamo l'eyeliner. Vediamo se questo pennino così sottile effettivamente va a fare un tratto sottile e se è maneggevole. Devo dire che al primo colpo già mi sta piacendo. Le sedole non si muovono minimamente, sembra quasi proprio di avere una penna in mano, quindi questo rende l'operazione molto molto più facile. Se non avessi rughe scriverebbe anche meglio, riuscirei a fare un tratto più uniforme. Ma devo dire che merita veramente veramente tanto, assolutamente fatto molto molto bene, sedole belle rigide,
Si impugna veramente come se fosse un pennino e si fa un tratto molto sottile e molto preciso. Prima che mi si spegne la fotocamera, perché siamo agli sgoccioli della batteria, mi completo il look. Questo è l'effetto finale. Vi assicuro che dal vivo è anche molto molto più bello, sarà consigliato, prezzo poi super economico, quindi veramente un affare. Provatelo e non resterete deluse.